intanto è che noi siamo assolutamente convinti che anche dopo la mobilità nessuno deve trovarsi a casa, insomma. Questa è la prima cosa che mi sento di dire, e che adesso la Regione Toscana, come già le altre regioni, fisseranno un nucleo di competenze e proporranno la legge al Consiglio per riprendere queste competenze. Ci sono discussioni dentro l'osservatorio, ma cominciano a delinearsi anche già delle linee importanti. Poi ovviamente abbiamo anche una trattativa aperta con il governo, io ho letto alcune dichiarazioni, per noi la partita non è chiusa, perché se dobbiamo riprendere anche il personale, c'è un impatto economico che non è banale per una regione che ha già avuto complessivamente nel paese tagli intorno a 4 miliardi, come ormai è scritto in via definitiva con l'approvazione del patto di stabilità. E quindi con una trattativa con il governo dobbiamo anche discutere se si può finanziare almeno in parte l'assunzione di questo personale a carico delle regioni, in che modo. Questo è l'impegno che prendiamo, e il tutto va deciso in tempi rapidi, perché se non si deve disperdere la competenza, le professionalità, e soprattutto bisogna anche stare attenti a non ferire la dignità delle persone. Insomma, questi sono servitori dello Stato che la maggior parte di loro ha fatto in modo corretto e con impegno il loro lavoro, non possono restare in una specie di limbo o di terra di nessuno, come purtroppo capita e come purtroppo è avvenuto. Ci sono anche processi formativi che potranno essere messi in campo. Ecco, io credo ad esempio che con il lavoro che stiamo facendo per i pensionamenti sulla pre-Fornero, un lavoro sulla mobilità, la riassunzione di alcune partite in carico alle regioni, altre in carico ai comuni, io penso che si possa trovare una soluzione definita. La legge del Rio parlava diversamente, la legge del Rio diceva che ci sarebbero stati finanziamenti che avrebbero garantito il pagamento del personale, non solo. Alle province è stato dimezzato il finanziamento e quindi non ci sono più nemmeno i finanziamenti per pagare il personale. E questo inciampa e fa accagliare il meccanismo, insomma. Se le risposte del governo, quelle auspicate, non arriveranno, che accadrà in Toscana? Ora, intanto, se uno fa una battaglia, dà per scontato che quella battaglia la vuol vincere, e quindi noi vogliamo vincerla questa battaglia, non vogliamo dare per scontato. La seconda cosa che diciamo è che non lasceremo comunque i lavoratori a casa, che non è nemmeno concepibile, non fa parte. Bisogna sapere che sulle province è la prima volta che si abbatte la mobilità. Non è una cosa banale che nella pubblica amministrazione per la prima volta si abbatta la mobilità. E questa mobilità bisogna che sia studiata, perché poi nessuno davvero si ritrovi a casa. Questo è il senso generale. La cosa deve riguardare la regione, ma ovviamente riguarderà anche il governo, no? Perché non ci si può limitare soltanto a fare dei tagli. Poi fossimo stati come regione rimpinguati, abbiamo come regione avuto un taglio, come regione italiana abbiamo avuto un taglio di 4 miliardi. Le province hanno visto dimezzato il proprio bilancio del 50% e adesso ci sono nel paese 20.000 lavoratori che giustamente fanno sentire la loro protesta e chiedono che ci sia chiarezza. Ma io sono fiducioso, noi ce la faremo, troveremo presto una soluzione, valorizzeremo le competenze, le capacità, le professionalità di questi lavoratori a servizio dei cittadini. Ecco, questi 2.000, si parla di 2.000 accompagnamento alla pensione, no, ora, per quanto riguarda la regione, non potrebbero essere... Non ci si fa accompagnarli tutti. Ecco, ma potrebbero poi quelli della provincia prendere il posto dei prepensionamenti, quello di cui state parlando nel bilancio? Sì, come dicevo, l'idea di utilizzare le leggi precedenti la Fornero per consentire a chi può di andare in pensione è un passaggio importante che noi stiamo già attuando su tutto il sistema regionale. Il nostro obiettivo è quello di alleggerire il peso del personale nella regione toscana, se possibile sviluppando più produttività e competitività, quindi essere più leggeri, come dicevo, per correre meglio.
È evidente che questo processo, che pure dovrà essere applicato anche ai dipendenti delle province, può contribuire poi al riassorbimento di una parte di quei 2.000 dipendenti che attualmente andranno collocati in mobilità. Una delle questioni che sarebbe interessante discutere con il governo, la metto lì, mi è stata suggerita dai lavoratori della provincia di Massa, è ad esempio il rafforzamento dei centri per l'impiego con la costituzione di un'agenzia per il lavoro. Voi sapete che nel nostro paese siamo uno dei pochi paesi europei che non hanno un presidio pubblico degno di questo nome per quanto riguarda tutta la partita del lavoro, e questa è una partita che potrebbe risultare importante. Ripeto, gli stessi dipendenti della provincia hanno suggerito di andare in questa direzione, e questa partita, se concertata con il governo, consentirebbe anche questa di risolvere in buona parte i problemi che 2.000 persone, come lei diceva giustamente, stanno sollevando in Toscana, e altri 20.000 stanno sollevando nel resto del paese.